io direi di dare due input generici. Prima di tutto il fatto che potrebbe apparire abbastanza banale, quasi anacronistico, parlare di litio e degli specialisti in psichiatria. In realtà, nel 2017 soprattutto, in realtà quest'anno ricorrono 2 secoli esatti, 200 anni, dall'individuazione del litio da parte del chimico svedese Berzelius, il quale isolò questo metallo, che è il più leggero della tavola periodica, da una pietra, la pietralite. L'idea di base era quella, poi portata avanti da altri, in particolare da John Cage, di riuscire a fissare il litio con dei sali, che potevano essere il carbonato, il solfato, il citrato e quant'altro, per sciogliere gli urati. E quindi in particolar modo riferirsi a quei pazienti con stati gotosi. Va detto anche che per moltissimo tempo tutta la medicina è stata pregnata dall'idea che il bilanciamento di qualcosa che fosse già all'interno dell'organismo, dell'individuo, fosse l'unico, il modo ideale anche per incidere sulla terapia e quindi riportare al benessere. Se si pensa a Ippocrate, alla teoria ippocratica, quindi agli umori, si pensa anche poi subito dopo al salasso, far uscire un bilanciamento imperfetto degli umori poteva portare a malattie tanto fisiche quanto quelle dello spirito, del soul, prima ancora che della mente si parlava. Al punto che anche in epoca poi romana, con Galeno, quando si parlava poi di temperamenti, venendo a qualcosa di più relativo alla psichiatria, ci si riferiva all'accezione latina di temperis, che vuol dire mescolamento. Un sbilanciamento nella proporzione di questi umori poteva portare a dei diversi quadri patologici, non solo esclusivamente legati agli stati psichici. Quindi in questo senso il litio doveva essere utilizzato per eliminare gli urati in eccesso. Oggi si è un po' rivisto questo tipo di approccio perché oggi noi mettiamo prescriviamo al paziente dei farmaci che lui dovrebbe assumere quando per bocca o per altre vie di somministrazione, comunque un qualcosa di esogeno, ma l'interfaccia individuo, ambiente, natura a 360 gradi è di fatto una concettualizzazione ancora valida. Nel 1929, sto aspettando che carichi le Non c'è, abbiamo un problema tecnico. slide, allora se non ci sono mi basta che trovi il lavoro che è open access, che ho pubblicato su questo argomento e io vedo le tabelle e il resto ve la faccio così. Però quel paper mi serve che ci sono le Ma c'è la sua chiavetta, tabelle. No, lo trovi da PubMed. Nel 1929 il litio era stato addirittura messo in una bibita che negli Stati Uniti è ancora molto diffusa, in Italia si trova, mi pare di ricordare, la 7-Up, che è una specie, vabbè, nomi commerciali non facciamo perché viene registrata, comunque una bibita, una specie di gazzosa. E l'obiettivo era quello di ridurre il numero di persone con stati gottosi. In anni relativamente recenti il professor Pompini, molto bravo della Scuola della Sapienza, ha fatto uno studio in cui valutava su base di registri disponibili al pubblico se e quali acque potabili, più o meno ricche in litio, fossero correlate a determinati tassi di suicidio all'interno di determinati gruppi regionali o nazionali. Quindi l'idea poi era rimasta, essendo poi chiaramente presente in tracce molto basse, quindi non arrivavano i 1000 equivalenti litro terapeutici per motivi di sicurezza, soprattutto renale, diventava impossibile poi trovare una correlazione. Bene, detto questo, il litio non solo non è qualcosa di anacronistico di cui parlare anche dei colleghi specialisti in psichiatria, ma è qualcosa di molto valido anche se si pensa che il litio è modello di studio e di comprensione della malattia maniaco-depressiva. Lo è stato, lo è, lo sarà ancora. Visto che abbiamo ancora qualche secondo, John Cade in Australia, era un medico australiano, è stato il primo a postulare il possibile ruolo del litio nel trattamento dei disturbi dell'umore. John Cade fu imprigionato nel 1942 dai giapponesi che avevano occupato parte del sud-est asiatico, compreso Singapore, e nella città di Singapore c'è un quartiere, io ero stato a parlare nel 2012 a fare un congresso in Neurotalk a Singapore, e
all'epoca, oggi è un quartiere politico, è un quartiere della prostituzione, di altre attività di questo genere. All'epoca era soltanto un posto dove c'erano questi campi di prigionia dei giapponesi, dove avevano incluso anche, recluso anche degli occidentali. Vedeva che appunto queste persone si agitavano particolarmente e postulò, ancora medico del suo tempo, parliamo del 42, non di 100 anni fa, questo tipo di situazioni ad un eccesso di urati, quindi anche l'agitazione, quindi un approccio galenico. E tornò poi dopo la guerra e negli anni 50 iniziò a somministrare il litio, in questo caso fissato con dei sali chiaramente, a iniettarlo nell'addome dei maiali della Guinea. L'obiettivo era che questo, o meglio, a iniettare prima urina di pazienti psichiatrici e vedere se che cosa sarebbe accaduto poi con l'ITER nel momento in cui questo avrebbe sciolto gli urati. Notava che quei pochi maiali che non morivano intossicati avevano un effetto di grande riduzione della situazione e quindi li calmava. Iniziò poi a somministrarlo a se stesso, ai suoi parenti con diagnosi a piena soglia, quando di mania o altro, e notò effettivamente questi effetti. Ci fu molta resistenza in realtà negli Stati Uniti fino agli anni 70 inoltrati, perché era fortissimo il concern about, circa la sicurezza dell'impiego di litio, ma è inutile dire che il litio poi ha fatto strada e Morgan Show, Bastrop, non soltanto loro, che prima vennero quasi derisi dagli inglesi del Mosley, poi da alcuni degli americani, vennero poi chiaramente rivalutati e onorati per ciò che avevano fatto, anche se all'inizio venivano visti in malocchio come tipo di report per il fatto di safety. Ci sarebbero tante altre cose da dire, però venendo dunque, ancora oltre per favore, ancora oltre, ok, che il litio sia il silver bullet, vi spiego, ritornerò su questo punto, io l'ho chiamato silver bullet, credo di essere stato il primo a aver pubblicato questo sexy title sul litio, che il litio sia assolutamente efficace nei disturbi dell'umore bipolare è un dato imprescindibile, per quanto la risposta poi al trattamento con il litio possa variare da paziente a paziente, a seconda non solo del tipo diagnostico che DSM propone, bipolare 1, 2, laddove la differenza tra disturbo bipolare tipo 1 e 2 dobbiamo a Dunner e Fieber nel 1976, perché prima ancora era stato ante litteram, si può dire, postulato il disturbo bipolare moderno da Jules Angster e Carlo Perkins in maniera indipendente nel 1966, però ciò che il DSM proponeva nel 1980, per la terza edizione dell'86 negli Stati Uniti, il TR, il Revision Test, divisione testo, l'87, quella che ha fatto vedere il prof. Gerardi e l'edizione italiana, veniva a essere effettivamente codificato. Però sebbene su alcuni testi si trovi scritto, è stato ribattezzato così dal professor John Ketter a Stanford in California, il disturbo bipolare tipo 1 sarebbe il Cave disease, il morbo di Cave, in realtà le sfumature sono diverse. Non tutti i pazienti rispondono allo stesso modo, non sempre la risposta è stabile nel caso dei pazienti. Ed è di questo che ora parliamo insieme. Che il litio funzioni, al di là delle preoccupazioni sulla tolerabilità e sulla tolerability e safety, laddove rispettivamente ci riferiamo all'alterazione di parametri di laboratorio o di variabili cliniche, è un fatto che conosciamo bene, che abbia una finestra terapeutica ristretta, lo sappiamo benissimo. Non mi spenderò con colleghi specialisti sul meccanismo d'azione del litio, di DCP, di Stoccolmo, di Tugol e ciò che accade, però abbiamo detto prima che è un metallo, nello specifico il metallo più leggero della tavola periodica e come tale entra virtualmente in tutte le cellule, sia nelle cellule della tiroide, quindi induce la captazione di iodio, sia anche nelle cellule renali, chiaramente, che stanno spaccando il nefrone, e poi il problema clinicamente più rilevante per noi è ciò che accade nel tubulo collettore, che
significa semplicemente che può dare anche il litio, come alcuni SSRI, sindrome della inferiore secrezione da DH, quindi tutti gli effetti di poliuria, polipsia, sino a diabete in sindrome. Ma ancora una volta, avanti per favore, al netto di questo, non possiamo prescindere dall'efficacia indiscutibile. Questo in due parole è uno scatter plot, ma non, per motivi di tempo cercherò di andare più a una comunicazione diretta. In questo caso i beliefs, le credenze, le opinioni dei medici psichiatrici, o quantomeno, sul litio sono un po' spared, un po', come si dice, non omogenee, nonostante la riscoperta e conclamata efficacia. Avanti. Qui sono consapevole del fatto che sia difficile da leggere anche a distanza ravvicinata dal computer, figuriamoci in una sala del congresso. Lo studio Balance però è uno studio dal quale non possiamo prescindere, perché nel caso di pazienti bipolari tipo 1, secondo il DSM-4, che avevano raggiunto il mantenimento con litio, era stato valutato in questo è uno studio di riferimento, in maniera erano pazienti inclusi post randomizzazione, però comunque si era uno studio in aperto. Venivano a essere trattati as usual, come sempre, con terapia standard. Su questo purtroppo gli autori hanno dato pochi dettagli, quindi rimane un po' aleatorio capire cosa veramente intendessero, oppure venivano trattati con il litio, quando in monoterapia, quando aumentato con valproato, e concludevano in sostanza che non vi fossero differenze statisticamente significative, quindi anche cliniche, nel caso del litio fosse proposto in monoterapia o aumentato a questo. Questo con la statistica frequentistica, con la statistica bayesiana, in questo caso con indici molto semplici, quando il number needed to treat, il number needed to act, cioè il numero minimo per evocare un effetto terapeutico, piuttosto che un effetto indesiderato, harmful, la differenza era importante, che ancora più semplicemente vuol dire che il litio aumentato al valproato è molto più, è più facile che clinicamente, niente di nuovo sotto il sole, comporti una prosecuzione del raggiunto mantenimento. Va anche detto avanti, ok, questo ve lo risparmio, gli spaccate lo studio da flowchart avanti, queste sono le curve di sopravvivenza, diversi parametri. Il Litmus è un altro studio, anche questo è importantissimo, che di fatto coinvolgeva lo stesso tipo di popolazione diagnostica, quindi bipolare 1, che avessero già raggiunto il mantenimento, e si poneva come obiettivo quello di valutare se i dosaggi variabili del litio, quindi vitamine, parliamo del carbonato, immediato del litio, potessero meno correlare ad outcome terapeutici diversi. In sostanza anche qua poco incideva, 0,4-0,6 come l'itemia, incideva pochissimo secondo loro la ritemia, quanto viceversa era più importante l'aggiunta di terapie tipo supportive quale psicoterapia o altro. Avanti. Tasto S. Avanti, ok, va bene, lo spaccato, andiamo avanti. Ok, avanti. Questa era una review sistematica che io avevo pubblicato l'anno scorso sul ruolo della polifarmacoterapia nel disturbo bipolare. La polifarmacoterapia nel disturbo bipolare non è l'eccezione, è la regola. Che sia un fatto positivo o negativo si potrebbe discutere a lungo, quando è razionale non è necessariamente negativo. Quello che era emerso e il motivo per cui non è stato poi esteso questo tipo di studio a uno studio meta-analitico che pure io volevo fare in origine, quindi dare una stima quantitativa dell'eventuale effetto del cumulative effect size, è dovuto al fatto che ritenevo poco clinicamente informativo la definizione di polifarmacoterapia, soprattutto nei pazienti bipolari, laddove la comorbidità è la prassi e il numero di terapie multiple è la prassi. Il dato interessante
interessante però è relativo, e per l'economia di questa presentazione, il fatto che l'esposizione lifetime al litio in pazienti con disturbi bipolari correlasse in maniera inversamente proporzionale all'esposizione a 2, 3, 4, quindi complex 4 più farmaci psicotropi per più di un mese consecutivo, ovvero era meno facile che dovessero ricorrere alla polifarmacoterapia quando già avevano raggiunto non necessariamente il mantenimento, ma comunque ricevuto il litio per 6 mesi o più. Che in poche parole si può intuire, almeno così io lo vedo, questo tipo di dato, come dire, il litio non solo funziona, ma funziona in maniera tale da rendere più remota l'esigenza di dover aumentare le terapie con aggiunte. Avanti. Questo anche qua, non so quanto io tempo abbia a disposizione, sarò molto rapido. Quindi, qual è ciò che a me interessa scotomizzare di queste milestone criteria? Il fatto che Robbins, in realtà prima del 70, sembra paradossale, ma sarebbe da invertire, mettere prima il 1972 i criteri espliciti per la ricerca di Feigner della scuola di St. Louis in Missouri, perché i loro per primi avevano enfatizzato, per primi si fa per dire, tra coloro che nella psichiatria nordamericana hanno guardato queste cose, hanno enfatizzato l'esigenza di studiare i disturbi della psichiatria, in particolar modo quelli della maniaco-depressivi, in un'ottica longitudinale. Ma questo lo diceva Krepin, è incredibile dictu, perché pochi lo ribadiscono, lo rimarcano questo fatto. Krepin di fatto richiamava Baum, perché l'esigenza di guardare in un'ottica longitudinale non è una novità krepiniana. E il litio, oggi si sente molto spesso parlare di DSM-5, di rivisitazione dimensionale anziché categoriale, in un'ottica neo-krepiniana, in realtà sarebbe neo-calbaniana, laddove il litio è un farmaco anti-krepiniano, nel senso che la dicotomia crepidiniana tra demenza precox e malattia maniaco-depressiva, che pure lo stesso Emil Krepelin aveva di fatto dovuto riconoscere essere non dico un artefatto diagnostico, ma qualcosa di troppo rigido, perché le rarity zone, le zone di rarità di continuum di fatto sono più frequenti di quanto lui stesso inizialmente non avesse postulato. Bene, il litio è anticrepidiniano nella misura in cui funziona anche in quei disturbi che non sono soltanto in mania 11 euforica, eccetera, ma anche per esempio il disturbo schizoaffettivo, sul quale si potrebbe discutere a lungo circa la stabilità diagnostica e longitudinale del costrutto. Però tant'è, il litio si pone oltre il fatto di essere un farmaco transmesografico. Gli altri criteri si può andare più rapidamente, però riguardo a Robbins e Guns del 70 e coloro che poi avrebbero sviluppato nel 78 gli RDC, Research Diagnostic Criteria, è fondamentale ricordare che per essere codificato come disturbo psichiatrico, il disturbo deve avere una stabilità longitudinale. Oggi questo, come accennavano il mio collega Felice, ma anche il professor Girardi, se ricordo bene, o comunque più o il professor Rossi, entrambi, sembra quasi messo in secondo piano, ma l'errore più grosso che si può compiere in psichiatria, e non soltanto, è quello di vedere in un'ottica cross-section e trasversale, anche e nunca, il disturbo, e di formulare diagnosi su questo approccio. Gli stati dissociativi ne sono stati un ammirabile esempio di questo, di ripercussione di questo fatto. Ok, oltre Silver Bullet è una cosa che nella narrativa nordamericana negli Stati Uniti c'è nel linguaggio comune l'idea di riferirsi a Silver Bullet perché fa parte della loro cultura. Il Silver Bullet veniva utilizzato Far West per ammazzare il bisonte. Il bisonte se veniva colpito all'altezza più o meno del cuore da un proiettile che era in grado di entrare molto malleabile nei tessuti anche di un animale così una mole come quella del bisonte, aumentava nettamente le chance di farlo fuori se non al primo colpo o quasi. E però il silver e l'argento è più costoso di altri metalli disponibili,
Per cui nel mio modo di vedere il litio è un silver bullet, nel senso che per molti clinici, e su questo ora spenderemo qualche parola, non solo è strumento dell'armamentario terapeutico, forse il più prezioso nei disturbi bipolari, ma c'è anche la percezione da parte di moltissimi clinici che, essendo come silver bullet uno solo di cui tu ne hai a disposizione, se lo sprechi, quando hai l'opportunità di prescriverlo, cioè il paziente ha raggiunto il mantenimento e poi, come spesso accade in maniera impropria da parte dei pazienti, lo modulano, o addirittura alcuni medici lo fanno sospendere, perché parlavamo con gli specializzanti l'altro giorno, e viene il medico con il dermatologo in consulenza questa psoriasi, sia essa de novo, ex novo, in cartella scrive il consulente, il dermatologo deve essere sospeso lì. Io direi, deve essere sospeso il dermatologo, perché la psoriasi, per quanto è invalidante, per quanto quello che vogliamo, comunque non è una condizione che può portare al suicidio. Il paziente bipolare, litio responder, viceversa, potrebbe facilmente, se non trattato, avere un'accelerazione di cicli, di fasi, e quindi arrivare poi anche a quel tipo di esiti. Andiamo oltre. E allora, se esiste davvero questo fenomeno, perché è difficile in una condizione di publication bias, cioè di scarsa evidenza, andare a raggiungere conclusioni di certezza, se esiste, quando potrebbe eventualmente verificarsi? In due scenari. Uno, il litio in paziente bipolare, uno nella fattispecie che avesse raggiunto il mantenimento, perderebbe l'efficacia perché il paziente, sua sponte o meno che fosse, ha discontinuato, cioè interrotto il farmaco, e poi quando in successiva battuta viene riproposto oppure a dosaggi altresì ragionevolmente terapeutici che già erano stati in quel paziente, al netto di tutti i fattori di confondimento, quindi eventuali alterazioni dell'equilibrio elettrolitico, di stati di arroci, febbrili, in presenza di una funzionalità renale, tiroidea compensata, eccetera, non dava più la stessa risposta. Scenario numero due, il paziente ha raggiunto il mantenimento in trattamento con il litio non viene minimamente modificato come dosaggio o come schema terapeutico, l'itemia si presume chiaramente che il paziente sia attendibile e aderente al trattamento, ciononostante si verificherebbe una sorta di tolleranza. Non è la tolleranza a cui noi siamo soliti pensare, cioè la tolleranza agli oppioidi, per esempio, in cui poi ci sono vari tipi di tolleranza, innata, crociata, cioè quel tipo di tolleranza in cui il problema si pone perché non è più, sarebbe più la soffazione, in realtà, un concetto di efficienza tra il ligando e il recettore. Non è quel tipo di condizione, sono legato di energia nel caso degli oppioidi, il recettore comune K, ma sarebbe un'ipotetica, ipotetica tolleranza farmacocinetica che si sarebbe verificata nel tempo. Il professor Post, il suo gruppo, la Leverich e non soltanto loro hanno battuto a lungo su questo tipo di ipotesi e sono stati i primi a postulare questi due scenari. Oltre, questi sono tutta una serie di fattori, oltre perché questo ve lo dico a voce, microscopici, scritto troppo piccolo, che potrebbero teoricamente influenzare la perdita di risposta da parametri clinici, eccetera. Andiamo oltre. Questo è uno dei più, forse secondo me, è in assoluto il trattato di riferimento di epidemiologia clinica psichiatrica, il TOEN, lo Zhuang TOEN, questa è la terza edizione. È un trattato che serve anche ai clinici per capire le cose. Tra le tante cose, un possibile fattore di confondimento è quello che si chiama reverse causality, cioè noi non possiamo escludere a priori che la perdita di risposta al litio o qualunque altro farmaco che altresì prima si è rivelato efficace nel portare al mantenimento e nel mantenerlo almeno per un periodo, non sia dovuta al fatto che il farmaco cambia o ci sono altri fattori di ordine farmacocinetico, dinamico, di altro tipo. Quanto altresì sarebbe ipoteticamente dovuto alla progressione del disturbo stesso, è il substrato biologico che cambia. E in effetti anche il professor Berk in Australia e Machado Vera negli Stati Uniti e al gruppo dell'NIH battono molto su quanto importante sia la neuroprogressione del disturbo bipolare. Un paziente che viene a ricevere un trattamento altresì atteso efficace
per quel tipo di disturbo, quando già il disturbo ha comportato una serie numerosa di insulti tossici, di episodi manicali ricorrenti, depressivi, ma soprattutto manicali eventualmente associati a sintomi psicotici soprattutto, il substrato che ci si trova davanti cambia, soprattutto l'area CA9, CA3, e non soltanto dell'ippocampo, si è visto che in questo tipo di pazienti è ridotto moltissimo dal punto di vista del volume e anche della risposta con i farmaci, perché sono neurotossici, il neurotossico disturbo ed è neurotossico innegare il farmaco altresì terapeutico a questi pazienti. Non solo, ma sarebbero stati da stratificare questi pazienti distinguendo quelli che al di là del tipo 1, tipo 2 del DSM avevano un esordio di disturbo bipolare precoce verso quelli di esordio tardivo, quelli con episodi ricorrenti, con storia di farmacoresistenza ad altri stabilizzatori. In una numerosità del campione dello studio che ora vi presenterò non permetteva questo. Per cui quando si parla di tolleranza, di discontinuazione, eccetera, o di perdita di risposta, di mantenimento, noi dobbiamo stare molto attenti a definire in maniera operazionale i criteri, se no rischiamo di incorrere in un measurement bias, cioè un problema di misurazione. Le parole possono pesare in modo diverso. Questa è una cosa ironica. Detta in quella maniera, io non ho mai avuto una relazione sessuale con quella donna, disse, parole riportate dal giornale, Bill Clinton, quando messo alle strette da una giornalista circa la relazione con Monica Lewinsky, lui non disse io non ho mai avuto una relazione, non disse io non ho fatto sesso, io non ho mai avuto una sostanza, una relazione che fosse esclusivamente di ordine sessuale, quindi se l'è cavata. Poi a voi si può intuire che fosse chiaramente un arrampicamento sullo specchio, però tant'è, le parole possono essere pesate in vari modi. Avanti, ora questo ve lo risparmio, avanti, 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 e questa è l'interattiva. Questo è stata una micrometanalisi, perché bastano tre studi più, fatti da dei olandesi, sì, su bipolar disorder, su questo fenomeno. La conclusione di questo studio era che era altamente inconclusivo, cioè non si poteva concludere nulla. Avanti, questo è avanti ancora, avanti, questi erano studi avanti. Kinder Kleist va a confutare quello che diceva Post, cioè fondamentalmente esclude l'esistenza di questi fenomeni, soprattutto la discontinuation induced avanti. Questo purtroppo, questo studio non poteva includere più di 37 pazienti. Quando questi tipi di dati, sarebbe idealmente il disegno dello studio con cui seguire questo tipo di condizioni sarebbe quello di tipo longitudinale prospettico, questo è il mondo ideale. Nel mondo, e addirittura accoppiarlo del biomarker o degli indici genetici. Nel mondo reale succede che eventi di cui ancora si ignorava l'esistenza o di cui ancora dubbia la reale esistenza, di solito si iniziano a caratterizzare attraverso studi retrospettivi, cioè un chart review, vedendo a ritroso le cartelle cliniche, inizia a vedere qualcosa che non ti spieghi, che poi ricorre, allora li isoli e poi idealmente qualcuno che avrà possibilità maggiore di studiare in maniera prospettica. In questa fase io avevo iniziato a raccogliere dei casi in 7 anni questi pazienti sono solo 37 su centinaia possibili da valutare, che avrebbero perso dopo il mantenimento un anno più avevano perso la risposta al litio pur essendo ragionevolmente aderenti. Non ho trovato neanche un caso, ma questo non posso escludere se è dovuto soltanto a un campione troppo ristretto di tolleranza, che viceversa apposta l'NIH ha proposto esistere. Io non l'ho trovato nel mio però un numero sparuto davanti di casi effettivamente aveva queste le scale, i parametri, avanti, avanti, andando dietro per favore, ci sono probabilmente una prima fase in cui il paziente soffre del disturbo ma ancora non riceve il trattamento, quella che corrisponde al DUI, Duration of Untreated Illness. La fase 2 è la fase iniziale del trattamento, in questo caso del litio, che può avvenire sia al primo episodio considerato come singolo fino a quel momento o oltre, e la fase 2 si conclude quando insorge l'eventuale discontinuazione.
La fase 3, che è quella che poi a posteriore nell'analisi risulta essere quella più suggestiva, è quella che non è altro che il lasso temporale tra la perdita di mantenimento e la ricorrenza di un nuovo episodio, che dovrebbe quindi essere un nuovo ciclico, un ciclo effettivo si interrompono il giorno prima della ricorrenza di un nuovo episodio di medesima polarità rispetto a quello iniziale. Questa è l'inizio di ciclo effettivo. La fase 4 è ciò che accade nella introduzione, che è anche la più difficile da studiare in maniera così, con la catamnesi, perché poi questi pazienti li perdi o perché hanno perso fiducia e risposta, o semplicemente perché stanno bene al punto tale, stando di fatto male, da pensare di non dover più tornare. Il disturbo bipolare, quando a volte si parla, soprattutto per la depressione, come outcome del trattamento, la risposta alle scale, non è questo. Molti trial sono efficaci nell'abbassare i punteggi dell'Hamilton D, ma non è detto che sono efficaci come antidepressivi, o sono efficaci alcuni trial, alcuni farmaci nell'abbassare i punteggi della Yamania, non è detto che siano efficaci a stroncare la mania. E nella fattispecie, nel caso del disturbo bipolare, il vero outcome del trattamento è il raggiungimento del mantenimento, non la risoluzione di un episodio in acuto, spesso con il rischio, talvolta con il rischio avanti di provocare switch contropolare. Questo è preso dalle linee guida della giornata della World Federation Society for Bipolar Disorder e dà una finestra, dà dei criteri operazionali con il tempo, spiegando che cos'è il mantenimento, la fase iniziale, la fase tardiva. Potete trovarlo voi stesse, oppure ne parliamo in questo istante. Dettagli, avanti. E quindi anche il concetto di stabilizzatore. Il professor Girardi è andato via, purtroppo, perché mi è avuto piacere a ritornare su questo punto rapidamente con lui. Nel 2013 io feci una presentazione per Alessandro Alchera ad Ascoli, e la presentazione si chiamava Gli stabilizzatori dell'umore, la classe senza prefisso. Poi in quell'occasione anche il professore dovette andare via rapidamente, però mi venne, chiedilo poi al prof Girardi, purtroppo non c'è, mi venne a fare complimenti per il titolo, perché gli sembrava molto affascinante come titolo. In realtà noi siamo distorti spesso nel vedere i farmaci come antidepressivo, procoanalettico, procognitivo. Quindi che sia un prefisso o un suffisso devono fare qualcosa con l'illusione che sia qualcosa di attivo sulla condizione. Lo stabilizzatore dell'umore no, non ha la pretesa di revertire una condizione, e non sarebbe neanche opportuno, nell'ottica del lungo termine del suo polare, andare al continuo aggiustamento, una regolazione del minimo del motore. L'obiettivo molto ideale è quello della stabilizzazione. Per cui in questo senso una classe senza prefisso è quella che si adatta a questo. Tant'è che anche il valproato, che è chiaramente un eccellente antiepilettico, nel 1995 la Abbott of America lo registrò in estensione per il disturbo bipolare, non come stabilizzatore dell'umore, non esiste. Lo registrò come profilattico della ricorrenza depressiva, manicale, scusate, come pure il litio. È più spiccatamente, almeno poi non è così rigido, non è una cosa così dogmatica, però il litio è più efficace per l'ignoranza della mania che non della depressione, anche se pure questo è un dogma superato. Avanti, ci sarebbero delle sfumature non solo semantiche tra refractoriness, perdita di risposta e quant'altro. Quindi andiamo avanti. Avanti, perché questa è farmacologia pura, poi diventa avanti. Questi sono i pezzi del mio lavoro, prove di interlocutoria, avanti. E il significativo, che cosa poteva predire? In questo caso si è visto la perdita di risposta al litio opposto di scontinuazione, che fosse di 6 mesi o più continuativa. Il fatto che questi pazienti avessero ricevuto il primo trattamento al litio, poi per poi si sarebbe rivelato idoneo troppo tardivamente, cioè duration of antidepressants. Avanti, no, aspetta un secondo per favore, la fase 2, cioè la lunghezza in anni, non era significativa, la fase 3 invece sì. Quanto tempo è trascorso dalla perdita di risposta al previo raggiunto mantenimento al tentativo di riintroduzione? E il tapering, se era stata più o meno rapida. Su questo ci sono studi che dicono una cosa, studi che ne dicono un altro, non c'è univocità.
però evidentemente una down titration troppo rapida poteva correlare, anche se qui è più un trend che una vera significatività. Il più strong era la 2 e subito dopo, come come P value, pare che sia un punto 003 la fase 3, anche 3, e era anche questo abbastanza significativo. Avanti, qua non, la DHD lifetime, la DHD, ok, avanti. E in buona sostanza, vabbè, questi non sono gli stessi identici dati, non cambia nulla, con focus sulle fasi, quindi rispettivamente la fase 1 e la fase 3, con i rispettivi p-value. Però la fase P0041 è più un trend, come ho detto prima, che è un qualcosa sul quale possiamo dare una stima. Non sono possibili conclusioni di sorta con un campione del genere, così esiguo, con un disegno di questo tipo, però secondo me può essere incoraggiante continuare a studiare questo fenomeno. Avanti. Oggi, sì, tutte le interpretazioni, eccetera, varie su Bergson, queste ve le spiego clinicamente nel question time se vi interessa. Oggi in Italia è disponibile il litio solfato, che è una preparazione a rilascio modificato del carbonato di litio immediato. I vantaggi sono sicuramente notevoli, soprattutto è quello dell'aderenza in un disturbo quale quello bipolare, in cui l'aderenza è critica, in cui altresì si dovrebbe capire dalla spaccata delle fasi di durata, di sospensione, eccetera, in cui è critico non solo all'inizio dell'attesa della risposta, della prima risposta terapeutica, ma lo diventerebbe critico anche nel caso di una perdita, per quale che fossero i motivi post-raggiunto mantenimento, l'aderenza è assolutamente critica. Ciò che è stabile, c'è solo una cosa che è stabile nel disturbo bipolare, la malattia manico-depressiva, che non sono sinonimi, nonostante tutti lo dicano, è l'instabilità. L'instabilità nelle attitudini del paziente verso il medico, nelle fasi, nelle polarità del disturbo, eccetera. Ed è su quello su cui è abbastanza intuitivo che sia lo stabilizzatore del farmaco. Due note rapide ritengo opportuno farle, visto che negli Stati Uniti il litio rilascio modificato non è una novità. Penso che sia possibile anche fare dei nomi commerciali negli Stati Uniti, cioè il litopid, dove PID è bis in die, un farmaco che andrebbe dato due volte al giorno. Esiste anche SIAR, controllo del release, esiste il Escalit, che è una preparazione di litio sia immediato che rilascio controllato. Ora l'hanno tolto nel commercio negli Stati Uniti, il SIAR, controllo del release. Esisteva il Lionit, non ho mai più sentito parlare in America, non ho più visto usare il Lionato. Citrato, ionato, carbonato, solfato, sono varie sali che è stato utilizzato. Avanti, ciò che è importante tenere presente, avanti, il fatto che quando fate delle litiemie non dovete puntare gli 0,6, 0,8, poi da laboratorio a laboratorio cambiano, negli Stati Uniti almeno 0,1, 0,2 mili equivalenti molari in più sono il target dell'immediato. Dovete sempre considerare che almeno un 0,2 abbondante in più va ad essere l'obiettivo della litiemia con il farmaco litio solfato a rilascio prolungato. E in linea teoria di uno 0,2. Se non è temibile di un paziente che volete fare uno switch per motivi di compliance col paziente e questo paziente avere un buon benessere senza effetti collaterali, né tremori posturali dal litio, né niente di niente, non è la tiroide compensata e quant'altro, se questo avere che sopra 0,065 di equivalente litro, io viaggio sugli 0,85 con lui, tenendo conto uno scatto di 0,2 in più. Non solo, ma sarebbe bene il litio dati per sé, poliuria, polidipsia, per quello che avviene nel tubulo collettore distale, i diuretici tipo la minoride possono incidere sul DCP, distal combo tubulo di fare gli azidici, perché compete molto, in particolar modo con il sodio. Però in questo caso tenete conto che il paziente dovrebbe essere invogliato a bere ancora di più per evitare un sovraccarico. In linea teorica, ma questo sul piano clinico è un po' più opinabile, dovrebbe limitare l'assunzione di caffè perché un eccesso può provocare una riduzione dell'escrezione renale di litio. Se ci sono domande, sono qui.